Carissimi fratelli e sorelle, alla vigilia della Settimana Santa desidero raggiungervi con questo breve video che sarà trasmesso dal sito dell'Azione e da Tenda TV. Prendo lo spunto da una frase del Vangelo di oggi sabato, della ultima settimana di Quaresima. Gesù doveva morire non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Queste parole con cui l'Evangelista Giovanni commenta le parole di Caifa, sommo sacerdote dei giudei per quell'anno, possono costituire la chiave di lettura della passione e morte di Gesù. Gesù doveva morire per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Ma i figli di Dio rischiano di essere dispersi anche oggi, dispersi fuori nei rapporti e nelle relazioni con le altre persone. Quante incomprensioni, quante divisioni, quanti conflitti. Purtroppo non viviamo in un tempo di facile comunione, non solo nella nostra società, ma a volte anche dentro le nostre comunità cristiane, dentro la Chiesa, per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Per questo Gesù ha dato la sua vita, ma anche per superare le nostre personali divisioni e dispersioni. Anche dentro il nostro cuore siamo spesso divisi e dispersi. Quante volte ci capita di vivere con dolore una frattura fra ciò che desidereremmo essere e ciò che invece siamo in realtà. Quante volte sperimentiamo una frammentazione, una dispersione interiore. Anche da questa il Signore Gesù è venuto a liberarci, a raccogliere insieme, a riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi, che erano divisi nella loro vita spirituale. Noi viviamo anche una dispersione tipica di questo tempo di contagio. Non possiamo riunirci insieme per celebrare la Pasqua del Signore, per celebrare le festività più importanti dell'anno liturgico. Ebbene, se noi ci lasciamo unire da Gesù, se noi ci lasciamo unire in Gesù per ritrovare in Lui e grazie a Lui una comunione con noi stessi, con il Signore, con gli altri, allora anche questa impossibilità di partecipare alle celebrazioni liturgiche diventa non meno dolorosa, certo, ma passa in secondo ordine. Intuiamo e realizziamo il cuore della Pasqua di Gesù, della sua passione, morte e risurrezione, che ha lo scopo di riunirci insieme attorno a Lui, in Lui, per essere realmente ciò che il Signore Gesù desidera, figli del Padre, fratelli fra di noi. Alla vigilia della Settimana Santa, allora, cari fratelli e sorelle, vi invito a vivere proprio così questi giorni santi, come un dono che il Signore ci fa e continua a farci del suo amore, della sua vita, per poter riunirci insieme attorno a Lui, per ritrovare così l'unione con il Padre, con noi stessi, con i fratelli. Auguri di una santa settimana, cari fratelli e sorelle, auguri di una buona Pasqua, auguri di una ritrovata comunione con il Signore Gesù. Una comunione che poi rifluisce beneficamente sulla nostra vita personale, sulla nostra vita di relazioni con le persone, sulla nostra vita comunitaria. Buona Settimana Santa e buona Pasqua a tutti.